buonasera a tutti gli amici telespettatori che ci stanno seguendo su Fano TV. Benvenuti al Villaggio del Gusto. Anche questa sera è il terzo appuntamento. Questo evento organizzato dal Comune di Fano in collaborazione con la Regione Marche per quello che riguarda tutto il Natale più di Fano, nella magica atmosfera del Pincio. Non potevamo avere naturalmente un'ambientazione migliore, un'ambientazione da favola come questa. E per la terza volta, poi ce ne sarà una quarta, i maestri pasticceri di Fano ci racconteranno le storie più dolci della città. Ogni sera un grande maestro pasticcere. Prima di presentare colui che c'è oggi, vi voglio ricordare che l'area tecnica è coordinata dallo chef Antonio Bedini e i suoi collaboratori. Loro preparano tutto e aiutano il maestro pasticcere che ogni volta c'è sul palco. Non solo il maestro pasticcere racconterà le storie più dolci della città, ma con questo evento è partita la prima edizione di Cookies, il laboratorio di pasticceria per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Ciao ragazzi, anche questa sera pieno, ciao a tutti. Loro sono pronti per cominciare a imparare, chi già non sa fare qualcosa a casa, i dolci col maestro pasticcere. Mi sembra di aver detto tutto. L'organizzazione di Omnia Comunicazioni, ringraziamo anche il fotografo Ilario Gaggi che ci segue tutte le sere, e sono pronto per presentarvi il maestro pasticcere di oggi, dalla pasticceria Cavazzoni, Matteo Cavazzoni. Ciao bambini, ciao a tutti. Un bel applauso per ciao. Matteo, grazie. Grazie di essere qua, siete numerosissimi. Hai visto quanti sono, Matteo? Chissà se fra questi un domani ci sarà un tuo emulo. Me lo auguro. Te lo auguro. Allora, che cosa faremo, Matteo? Partiamo subito a dire che cosa farai fare ai ragazzi, cosa farai. Sì, oggi pensavamo di far decorare dei biscotti per poi poterli usare in questo periodo natalizio come decorazione per l'albero di Natale, per appenderlo in qualsiasi posto in casa, per poi arrivare al momento più dolce a scelta di poter solo mangiare tranquillamente, insomma, per Natale. Quindi anche questa sera faremo fare dei meravigliosi biscotti da appendere all'albero di Natale, sì, ragazzi, sì, sì. E poi naturalmente da mangiare. Ok, quello che farete voi sarà un biscotto simile a questo, sì. Credo che la base, sì, gliela, sì, date voi, sì, giusto, sì, Matteo? Sì, noi abbiamo preparato in precedenza questa mattina dei biscotti già, sì, pronti. Abbiamo creato un buchino per poterci infilare poi il nastro e li diamo a disposizione ai bambini. Cioè il, sì, vostro staff comincerà, sì, a distribuire i biscotti. Chiaramente questo qui è come avere un foglio bianco, no? Adesso dobbiamo andarci a disegnare, a creare qualcosa. Quindi noi useremo delle paste di zucchero colorate in precedentemente, e li usiamo un po' come si può usare il pongo, il dash. Questa, capito? Cosa del pongo torna in questa, sì, in queste, sì, edizioni, sì, in queste, sì, serate, sì, di Cookies. Lavoro molto manuale. Quello che chiedo, siccome è molto freddo, questa sera la pasta di zucchero ha bisogno di una temperatura, diciamo ambiente, ma ambiente, ambiente caldo. Caldo, quindi bisogna lavorarla bene, se no si rischia di non poterla utilizzare al meglio. Quindi bisogna, infatti qui le mie collaboratrici la stanno già ammorbidendo. Proprio come si fa col pongo. Caro mio Matteo, mentre, okay, loro distribuiscono, sì, sì, vuoi parlarci anche di... Perché loro stanno vedendo nel video tanti bellissimi dolci che sono le tue creazioni per il Natale, giusto? Sì, certo. È un panettone, in questo caso da un chilo, che viene poi rivestito e decorato a Babbo Natale. Quindi ecco, è una versione che a mio avviso è il classico panettone decorato all'italiana. Cioè... questo è veramente il punto di riferimento del panettone, come deve essere secondo me decorato. È bellissimo, perché uno ha l'idea del panettone, ecco, sì, classico, no? Cioè il panettone è, sì, fatto in un certo modo, invece, sì, questo è un panettone rivestito. Tu hai fatto anche una scultura per la città, hai donato una scultura, una dolce scultura alla città di Fano quest'anno. Sì, ho costruito l'Arco d'Augusto qua vicino, proprio completamente in cioccolato. Anche quello intagliato a mano, e poi al fianco abbiamo fatto un panettone, chiaramente per il periodo, vestito da gladiatore, e per richiamare proprio la Roma, ecco, città della nostra città. È stata una bella cosa, siete molto contenti, insomma, che è anche visibile alla casetta Cavazzoni, che, sì, c'è qua nei mercatini, ecco, del Pincio, sì, è visibile lì.
non è un prodotto così, non è in vendita, è giusto stato una... È un'opera d'arte. È una pièce che facciamo noi così per passare un po' di tempo. Non è in vendita, ma qualcuno la mangerà. Senz'altro. Va bene, allora, Fano okay. Città dei allora. Bambini, sì. I protagonisti in questo caso col Cookies sono proprio i bambini, hanno cominciato a lavorare questo dolce che gli propone il maestro Cavazzoni. Volevo sapere se la pasta comincia a essere morbida, la state... No, allora dai, bisogna scaldarla. Bambini, dovete rendere la pasta morbida, forza! Piano. Okay. Allora, quando la pallina sarà morbida, mi pare di capire, Matteo, sì, voi la mettete sul tavolino e col mattarello lo stendete come vedete sul video. I bambini dovranno scegliere un attimino cosa fare, capire che colore utilizzare la base del biscotto come inizio, in modo tale che poi da quello si parte poi con la seconda parte della decorazione. Bisogna creare un fondo. È venuta morbida? Insomma, dai, ancora la tua devi scaldare un pochino, dai. È durissimo, no, ma vedo che va bene. Dai, secondo me è a posto, dai, prova col mattarello. Stendete, qualcuno ha qualche genitore che l'aiuta, qualcuno ha gli assistenti dell'area tecnica, qualcuno ha gli assistenti della pasticceria Cavazzoni, tutti al lavoro. Se volete fare una stella, volete fare un Babbo Natale, ve le porto io, anche questi stampini qua. Allora adesso il maestro con i suoi collaboratori girerà per i tavoli e così vi darà una mano. La tua passione per la pasticceria, Matteo, com'è nata? È nata a 7 anni, quando dopo un intervento le tonsille, che una volta si levavano. Sì, levavano, io sono come te, a 3 anni. Chiesi ai miei genitori il dolce forno, non so se... Avevo un negozio di giocattoli, sai quanti ne ho venduti di dolce allora, forno? Con il dolce forno ho cominciato lì, ho cominciato con quello, poi da lì mi sono cominciato a comprare dei libri sempre più professionali e poi niente, dalla scuola, diciamo che ho avuto la... È abbastanza segnata dall'inizio. Insomma, da sapevi quello che volevi fare già da piccolo. Ho fatto cucina qualche anno anche con la scuola alberghiera, ho fatto l'approccio nelle varie cucine, ho fatto stagioni, così, però la pasticceria è sempre stata la parte più che mi ha attratto di più. Che ti piace di più. Non tutti lo sanno, ma questo signore qua, questo maestro pasticcere qua, è stato capo pasticciere sull'Amerigo Vespucci, dico vero. Beh, io mi sono informato su di te. Insomma, la nave più prestigiosa, non d'Italia, ma del mondo. E tu eri il capo pasticcere dell'Amerigo Vespucci. Ma che esperienza è stata? L'esperienza è ovviamente bellissima, dura, molto dura, perché chiaramente sono stato via quasi 8 mesi senza mai tornare a Fano. Ogni sera c'erano feste, banchetti, ci sono ancora tuttora, penso, insomma. Sarà così, quindi di noi lavorando di continuo, sempre autorità, personaggi, sempre stata una bella... Ma ti invidio veramente, uno perché io sono il mio posto nel girone dei golosi, nel girone dantesco dei golosi è assicurato, quindi come pasticcere sei un mito. Ti ho detto prima dei tuoi diplomatici che per me sono divini, assolutamente. Qualcuno vedo anche che già non solo l'ha stesa, ma ha usato anche lo stampino e ha fatto la formina da mettere poi sul biscotto. Abbiamo steso la pasta, abbiamo creato una formina, un tondino, lo dobbiamo attaccare poi nel biscotto. Noi diciamo ci aiutiamo solitamente con della gelatina, della gelatina neutra, potrebbe essere a casa anche della marmellata, del glucosio, qualcosa da appiccicoso, del miele, un pochino si passa nella pasta di zucchero e poi si attacca. Questo qui fa in modo tale che chiaramente fa da collante non bisogna esagerare perché poi si sporca e vengono le sbaffature e niente, così diciamo che è il passaggio successivo, quello che poi andiamo a attaccarlo nel biscotto. Attaccare il biscotto e attaccare anche vari pezzi uno con l'altro. Certo, perfetto, benissimo. Allora adesso voi passerete con questa gelatina che tu hai già preparato. Sì, perfetto. Quindi Pandoro e panettone un po' per tutti fra un po'. Sì. E la domanda è scontata, la fanno dappertutto. Io qualunque trasmissione radiofonica, televisiva che vedo dove si parla con uno chef, un pasticcero, adesso anche il personaggio politico sotto la taglia gli dicono più Pandoro più panettone. Allora per Matteo Cavazzoni cos'è?
più pandoro o più panettone? Panettone. Panettone, perfetto. Sono per il panettone. Anche poi adesso ormai si fanno talmente delle varianti del panettone classico che ci sono per tutti i gusti, che quindi si può sbizzarrire. Sì, cioccolato, veramente. Quindi il panettone sicuramente, però anche il pandoro, se è fatto bene, arrivare a fare un pandoro artigianale con tutti aromi naturali, portarlo a un livello di sapore così non è facile, capito? Quindi c'è tanto lavoro, quindi è un prodotto molto difficile e scomodo, infatti non lo fanno in tanti il pandoro. Benissimo, i bambini, intanto i ragazzi, guai a chiamarli bambini, questi sono già tutti i ragazzi, speriamo. Sono a buon punto. Abbiamo parlato di pandoro. Sì, io ti ho detto, decidi tu quando vogliamo cominciare con l'assaggio. Un attimo, io. Bene, loro lavorano, facciamo merenda. C'è un fornettino, lo volevo dare una scaldatina perché il pandoro, anche quello va. Andrei. Guarda, non vediamo l'ora. Vai a scaldare, okay. Che noi avete fame? Sì, cioè lo volete assaggiare un po' di panettone, un po' di pandoro, di cavassoni? Sì, adesso arriva per tutti. Va bene, mentre tu accendi il forno, io vedo, ma poi ne parleremo dopo, che tu hai anche una collaborazione con Masmi negli Emirati Arabi Uniti. Insomma, tu sei un maestro pasticcere a livello mondiale. Nel tempo siamo riusciti a crearci una piccola chicca, un piccolo gioiellino. Una nicchia. Sì, diciamo. Veramente in un posto strategico, fondamentale, nella Dubai antica. E noi là praticamente abbiamo cominciato, facciamo una gelateria all'italiana, abbiamo portato dei dolci nostri, classici. Sì. Poi col tempo abbiamo visto che comunque si era richiesta anche di poter mangiare, i turisti avevano bisogno, no? Tutte le ore, sai, città internazionali, c'è chi mangia una brioche e chi mangia attaccato alle 9 di mattina una frittata, e quindi lì ci siamo allargati un po' anche sulla gastronomia, facendo una fusion tra la cucina italiana e la cucina araba. Lo stavo dicendo prima, Fano è la città dei bambini, non potevano ideare la Proloco, il comune di Fano, okay, in collaborazione con la regione Marche, un evento più bello di questo per i bambini, che poi a casa alle volte davvero una mamma, un papà, io ho visto anche io con i miei quando erano piccoli, non sporcare lì, non fare qua, invece possono proprio dargli sotto di fantasia questo pomeriggio. Appunto, sì, passerei la gelatina. Allora adesso a qualcuno dei tuoi collaboratori o Antonio, sì, i collaboratori di Antonio, cominciamo a passare, sì, come la chiamiamo quell'impasto per attaccare? Allora, quella è una gelatina neutra. Ecco, la gelatina neutra, perfetto. Perché praticamente è completamente trasparente, quindi si presta tantissimo, però comunque dicevo prima anche del miele. Miele, marmellata. Fluido, va benissimo, anche dell'acqua. Acqua con lo zucchero magari. Sì, sciroppo, così. Bene. Volevo sapere se si stanno divertendo. Guarda, io glielo chiedo, ma loro sono talmente presi che non so la risposta che mi diranno. Bambini... Bambini, un attimo, sospendete un attimo. Il maestro pasticcere voleva sapere se vi state divertendo, sì o no? Sì! Allora, tornate al lavoro. La risposta l'abbiamo avuta e migliore non poteva esserci. Bene, 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 bene. Alle volte capita di dire più forte perché non vi abbiamo sentiti. Invece questi sono stati bravissimi. Ci mancherebbe, prego. Ora pandoro, passa la merenda. Questo qui è un pandoro che ha due giorni di vita. Quindi è freschissimo, si può dire, nei tempi del... Perfetto, bene. Cioè, allora, mi sono portato uno stampo del pandoro. Sì. Praticamente il pandoro viene cotto così. In realtà noi... Capovolto. Sì, quello che una volta che viene cotto, viene messo sfornato. Ecco, e rimane così. Sì. E questo è un po' la differenza che si può vedere da un pandoro fatto artigianale con uno che è industriale. Sì, qual è questa differenza? Perché il pandoro artigianale ha questo piede, diciamo, un pochino più accentuato, più grosso, alto. Ecco. È anche questo qui è venuto bene, ma delle volte magari anche troppo lievitato diventa ancora più grosso questo piede che ha. Però non è importante, non incide sulla bontà del pandoro. Poi una pandoro. Volta allora viene sformato, lasciato raffreddare nella sua posizione. Per quanto tempo? Ma deve essere freddo. Cioè, proprio deve essere freddo. Qualche ora. Benissimo. Dopodiché viene girato, viene sformato così, a questo punto poi viene lasciato qui almeno un altro giorno asciugarsi un pochino. Ah, ecco. E poi viene messo nelle buste automaticamente. E poi è pronto per essere venduto. Sì. Allora, se volete, non dico ai bambini adesso, ma a voi genitori,
se volete cimentarvi, perché sono in tanti quelli che lo fanno e ci provano a fare un Pandoro, sappiate che dovete cominciare almeno un giorno e mezzo prima, altrimenti non ci siamo con i tempi. Non arriviamo con il tempo per caso serve. Esatto, benissimo. Sì. E un altro grande appuntamento dove tu sei stato protagonista è stato il Cake Star, ce lo ricordiamo tutti, sì. Questa gara fra pasticceri della provincia di Pesaro e Urbino che ha visto protagonisti. Tra l'altro tu hai detto qualcosa in dialetto e loro ti hanno messo i sottotitoli, come fosse la pagina 777 del televideo. Vabbè, grande esperienza che hai condiviso con Andrea Urbani, sì, che sarà qua domenica prossima, l'ultimo dei quattro pasticceri, e con Alberini, la pasticceria Alberini. È stata una bellissima trasmissione, cioè puntata, chiaramente mi siamo divertiti, dai, alla fine. Tra l'altro devo dire che tu hai, possiamo dire che non hai vinto, perché naturalmente no. Il vincitore è uno e un altro, sì. Ma la differenza che vi separava era un punto, in una gara un punto e niente, si potrebbe parlare di ex aequo, quindi sì. Hai tenuto altissima, come meglio si poteva. È stata una bellissima esperienza, è stata una bella gara e così insomma ci ha portato un grosso riscontro, immagino, sono stati molto contenti. Queste sono alcune delle prime opere di bimbi che escono. Bravissimi, guarda. Che bravi, ma bravi, guarda questo, bellissimo, veramente, complimenti ragazzi, dietro sono sicuro, ecco qua, Antonio peccato, te li sta facendo vedere. È un peccato mangiarli questi, proprio bisogna mangiare, se no è un peccato a tenerli lì. Allora, sono dei capolavori, ve lo diciamo subito, anche voi che state nelle retrovie, i vostri figli o i vostri nipoti che avete qui nell'area del Villaggio del Gusto, hanno fatto dei capolavori, sicuramente tra questi ci sarà un maestro pasticcere del domani. Abbiamo anche Gino Bartolucci in rappresentanza della Proloco, anche lui sta per assaggiare il panettone. Vogliamo fare anche un saluto da parte della Proloco, Gino? Che questo progetto nasce dall'assessorato, no? Diciamo la Proloco che è il braccio operativo, noi abbiamo creduto, e portare quattro maestri pasticceri della città in questa location, che io ritengo che sia un punto centrale della città, specialmente sotto Natale, è stato un gran successo. Il grazie va a chi ha organizzato questo evento, ma in particolar modo va ai maestri che hanno dedicato in questo periodo difficile per loro, perché già perché loro hanno da fare, avrebbero ben altro da fare in questo momento, perché no, ma questo è un piacere, panettone che noi assaggiamo in questo momento è ben diverso da quelli che troviamo in supermercati, diciamola tutta. E diciamo, questo è l'esempio di Fano, città dei bambini. Grazie a Gino Bartolucci, rappresentanza della Proloco. Grazie. Benissimo, noi continuiamo, perché loro hanno fatto veramente dei capolavori, ho visto che sono stati inquadrati tantissimo anche dalle telecamere, hanno avuto centinaia di scatti di fotografie che poi vedrete sui siti di Omnia Comunicazione, di Fanno Più, insomma ovunque, basta girare e troverete qualcosa che riguarda questa serata. Visto che ci siamo coi tempi, ho pensato di scaldarci un po' con lo squaglio, che è la nostra bevanda, diciamo, è cioccolato caldo, è composto, tuttora è composto da acqua, sì, latte, e zucchero e cacao. Ecco. Questo è come lo stiamo facendo noi oggi. Adesso, quello che degusteranno loro dopo. Sì, invece anticamente era acqua, veniva sciolto in questa nell'acqua del limone e della cannella. Quindi limone e cannella non ci sono più? Non ci sono più. Poi veniva messo lo zucchero e poi veniva messo a squagliare una barra di cioccolato amaro. Fondente bene, insomma, fondente sì. Quasi al 100%. Sì. Ok, poi una volta sciolto questo cioccolato fondente nell'acqua, veniva aggiunto del latte e portato in ebollizione per 10 minuti. Perfetto, il maestro Cavazzoni quante cose ci ha detto questo pomeriggio e quanti consigli ci ha dato. E attenzione ragazzi, per chi dovete lasciarne un pezzettino di questo dolce, vediamo che si ricorda, per... No, dite al mio tre, ditelo, 1, 2, 3, per... Bravi, lasciatene un pezzettino per Babbo Natale che vi porterà sicuramente tutti i doni che desiderate la notte del 24 di dicembre. Allora bimbi, se vi siete divertiti ve l'ho chiesto prima, adesso voi siete già pronti per portare a casa il vostro dolce. Paolo, possono portare a casa anche tutto il kit che hanno, quindi andate a casa col vostro grembiulino, il vostro cappello,
la vostra formina, potete portare tutto a casa in ricordo di questo pomeriggio, di questo, di questa giornata di cookies passata al Villaggio del Gusto. Salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito su Fanno TV e ringraziamo ancora tutto il loro reparto tecnico. Grazie e buona serata a tutti.